È uscito la settimana scorsa il nuovo album dei Modena City Ramblers, un album davvero molto interessante che i Modena porteranno in tour a partire dal 16 di marzo, un tour come sempre presumo molto molto lungo, ci sono già anche date per l'estate, vedremo poi le date del tour con Modena City Ramblers, ma intanto parliamo del disco e parliamo del disco con Massimo Ghiacci che è con noi. Buon pomeriggio Massimo, benvenuto a Radio Gold. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Un disco, come dicevo, molto interessante a partire dal titolo, che presumo abbia un significato particolare: mani come rami ai piedi radici. Cosa vuol dire questo titolo? Dunque, il titolo è arrivato proprio in fondo, quasi in chiusura del disco, ed è una frase presa da un testo di... il primo brano, peraltro, che apre l'intero disco, che si chiama Tribicele ed Grappa. È un titolo che ci piaceva perché lascia aperte tante suggestioni, sicuramente la principale è quest'idea di mani appunto come rami, ovvero di una parte importante idealmente del nostro corpo, del nostro modo di pensare, che si apre all'esterno e che cerca di cogliere tutto ciò che dall'esterno proviene, quindi rami che abbracciano, rami che cercano, rami anche addirittura che riparano e proteggono. E le radici, perché idealmente non si può andare da nessuna parte e non si può incontrare nessun'altra vita se non si è consapevoli di ciò che si è e se non si porta con sé la propria identità. E parlando strettamente di musica, è un titolo che spiega abbastanza bene cosa sono stati, cosa sono i Modena City Ramblers, una band che si rifà in maniera evidente alla musica folk tradizionale, non solo italiana, quindi le radici, ma anche molto attenta a quelli che sono i suoni di oggi. Sicuramente, un'ulteriore interpretazione che, insomma, hai detto tutto te, è perfetta. Noi cerchiamo nel nostro piccolo proprio di costruirci nuovi orizzonti che nel nostro caso non possono che essere frutto di contaminazioni delle tante influenze, delle tante radici, ovvero musicalmente parlando delle tante passioni musicali che da sempre ci accompagnano. A proposito di contaminazione, ce n'è una evidente, perché in questo disco avete ospiti una band tra le più interessanti nel panorama musicale americano, che sono i Calexico, e che hanno dato un tocco di musica tipicamente alla Calexico, quella musica che sta a metà strada tra l'America e il Messico, a una canzone dei Modena City Ramblers. Come è nato questo incontro? Questo incontro è nato in maniera molto particolare, perché come altre canzoni di questo disco, originariamente My Ghost Town è stata scritta per un progetto che poi è stato abortito per problemi soprattutto di distanza e di organizzazione, con una fanfara albanese, la fanfara Tirana, con cui lo scorso 1° maggio peraltro ci siamo esibiti sul palco di Piazza San Giovanni a Roma. È stata scritta da noi proprio ispirandoci un po' alla musica dei Calexico, a quell'immaginario sonoro che, come giustamente tu dicevi, vive lungo la frontiera tra gli States, tra l'Arizona, la loro terra, e il Messico, e cercando in qualche maniera di ispirarci anche agli spaghetti western, sicuramente. E l'idea era quella di contaminare appunto il brano con la fanfara Tirana. Poi non se ne fece più nulla, il brano rimase lì, e nel momento stesso in cui valutammo che farne, ci è venuto naturale pensare di proporlo alla band, che sostanzialmente col suo suono aveva proprio influenzato la scrittura del brano stesso. Del resto, per noi sognare non costa nulla, per cui abbiamo pensato: beh, proviamo, dai, al limite insomma, riceveremo un rifiuto, ma non è un peccato lasciare la canzone così a metà strada. Per cui, grazie all'intercessione di un comune amico, Antonio Gramentieri dei Sacri Cuori, un grande musicista che peraltro in questo periodo sta suonando con Alejandro Escovedo e che ha suonato anche con i Calexico, siamo riusciti a organizzare un incontro. Gli abbiamo
conosciuti, gli abbiamo lasciato il demo, poi per tanti mesi non abbiamo più sentito nulla e finalmente, proprio addirittura d'arrivo, quando stavamo proprio per chiudere il disco, ci hanno risposto dicendo: abbiamo già registrato la batteria, abbiamo registrato altri strumenti, cosa vorreste ancora? E praticamente l'avevano fatto sul nostro demo, per cui alla fine quello è rimasto e abbiamo affinato, per così dire, le parti strumentali e insomma è nata questa collaborazione che per noi è veramente di grande soddisfazione. Peraltro un brano in qualche maniera che sicuramente ha molto dei Calexico, ma in qualche modo anche si spinge in territori molto interessanti per noi dal punto di vista dell'espressione, sicuramente lontani da quell'ambiente sonoro da pogo che forse, soprattutto dal vivo, ci contraddistingue, ma che forse altrettanto bene ci rappresenta oggi quali musicisti anche che cercano di trovare strade espressive, se vuoi anche forse un pochino meno immediate, ma molto soddisfacenti per appunto la mescla sonora che ne scaturisce. Ci sono un paio di citazioni in questo disco di cui vorrei chiederti. La prima, mi sembra, almeno a me è evidente, è la copertina che, mi sembra richiamare una famosa copertina degli U2, è così? Assolutamente sì, anzi, quest'anno cade proprio il trentennale dell'uscita di Joshua Tree. Ed è il concerto che fecero a Modena, tra l'altro. Esatto. Tra l'altro, concerto che vidi per ben due in tutte e due le date di Modena. E ahimè, ero già abbastanza grandicello per andare a vedere i concerti negli anni '80. Fatto sta che ci è sembrato carino così tributare anche una sorta di dedica, visto che insomma l'impaginazione, come tu dici, adesso non so se sia il termine tecnico giusto, ma tutto l'artwork è assolutamente figlio di Joshua Tree. Del resto, nella tradizione dei dischi e delle copertine spesso ci sono citazioni, no? Pensiamo a London Calling dei Clash, che cita la copertina di Presley, o tanti altri. Per cui, insomma, visto che noi viviamo di citazioni, ci è sembrato carino, visto che in qualche modo anche nel nostro caso c'era l'idea di questo albero da raffigurare in copertina, andarlo a inquadrare proprio con il medesimo artwork, questa sorta di cinema screen con le due bande nere, e così abbiamo fatto. Insomma, abbiamo copiato paro paro la bellissima copertina di quel disco storico degli U2. Speriamo che un brandello della loro fortuna giunga anche a questo disco. Un'altra citazione invece è una canzone che si chiama Sogneremo pecore elettriche, che non lo sapessi, anche qui c'entra qualcosa il famoso libro. Assolutamente sì, non tanto se vuoi a livello di, come dire, di sceneggiatura della canzone o in qualche maniera di terreno comune con la storia, appunto, che poi è stata resa sullo schermo con Blade Runner da Ridley Scott, però era l'idea di in qualche maniera citare Dick nel momento in cui questa canzone pone delle domande che sostanzialmente sono legate al nostro essere uomini totalmente calati in un'era digitale, con la consapevolezza, se vuoi, anche da oramai cinquantenni, ahimè comunque ultra quarantenni, di avere vissuto anche un'epoca totalmente analogica, ma mi spinga a dirlo non solo e necessariamente parlando di tecnologia, ma anche di rapporti umani. La tecnologia pesantemente influenza il modo in cui ci si incontra, in cui ci si frequenta, in cui si sognano appunto i propri destini. Allora, in qualche modo, ci è sembrato carino in questa canzone che parla proprio di trasformazione e di mutamenti, citare Dick, nel senso appunto di pensare se anche noi un giorno arriveremo, come nel libro di Dick appunto si fa, arriveremo a così sognare delle cose finte sostanzialmente, che come era nel caso del libro, questa fauna, fauna replicante, perché insomma gli animali veri oramai ce li eravamo
perduti tutti. E in questo senso, questa canzone era nata in inglese, appunto, sempre per quel progetto di cui ti parlavo prima, e che non aveva nulla a che fare con questo tipo di tematica di testo. Nel momento in cui l'abbiamo trasposta in italiano, forse proprio anche perché le stesse sonorità già erano molto, per così dire, particolari per noi. Ci siamo concessi il lusso di spingere un attimo di più, metaforicamente, sull'acceleratore e provare a trovare una forma espressiva a livello testuale, che effettivamente è abbastanza. Parlo da un punto di vista della riuscita qualitativa, ma come tipo di immaginario molto avanti per noi, molto lontana da quelli che sono i nostri normali canoni espressivi. Mani come rami tour 2017 parte il 16 da Padova, tre date dedicate alle feste irlandesi, Padova, Firenze e Bologna, poi Parma, Senigallia, il 1 aprile sarete a Genova, il 7 aprile a Torino, proseguirà, immagino, come dicevo, un tour molto lungo. Modena City Ramblers sono una band assolutamente da vedere dal vivo perché siete una classica party band, immagino che anche questa volta ci aspetteranno un paio d'ore di ballo e di divertimento. E così, sarà così, noi siamo molto carichi, la nostra identità si completa e anzi ha la sua ragione di essere proprio nel momento in cui ci si incontra con chi vuole ascoltarci, ma soprattutto vivere assieme a noi 2 ore di più o meno di divertimento e di celebrazione, mettiamola così, della gioia di stare assieme attraverso la musica. Grazie ancora a Massimo Ghiacci, Modena City Ramblers in tour. Grazie ancora, buon tour e buon lavoro. Grazie, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori, sperando di vederci presto dal vivo.